Oggi siamo al castello di Cisterna, piccolo centro della provincia di Napoli. Alla seconda metà del Settecento risale l'abbazia dedicata al culto di San Nicola di Bari, costruita su un'antica cava di pietra, detta la Molarella. Castello di Cisterna, anche noto per il pomodoro San Marzano dell'agro sarnese, nocerino DOP, denominazione d'origine protetta. Pomodoro San Marzano dell'agro sarnese, nocerino DOP, denominazione d'origine protetta. Siamo in compagnia con il presidente Tommaso Romano. Quando le mettete le piantine? E il trapianto lo facciamo dal 20 aprile ai primi di maggio. Che le mettete nel campo? Sì, a solco? Sì, a solco. Ecco, scusami, le piantine da chi vengono date? Allora, le piantine noi innanzitutto il seme lo facciamo direttamente noi, ce la produciamo, e dopo le diamo ai vivai che ci fanno le piantine. Praticamente questa piantagione, oggi raccogliamo questo San Marzano, tra due mesi la raccogliamo un altro. Ci sono tre o quattro raccolte. Ecco, tre o quattro raccolte. Dunque le piante fanno tre o quattro raccolte. Sì, sì, sì. Perché se vedi ci sono sette palchi di pomodori. Tommaso, cioè, sono una parte di pomodori già sono maturi e ci sono ancora i fiori. Dunque praticamente a settembre voi arate tutto il terreno? Ad ottobre, perché a settembre siamo ancora ad raccogliere. E quanto tempo, cioè, voi rimettete i pomodori in atto? E diciamo un anno sì e un anno no. Cioè questi pomodori vengono venduti in tutto il mercato italiano o vengono addirittura stoccati per mettere nei celle frigoriferi? La nostra DOP è legata alla trasformazione del prodotto, quindi nel barattolo. Le affidiamo il nostro prodotto alle industrie che stanno all'interno del consorzio, che fanno la trasformazione e fanno il pelato. Infatti il DOP San Marzano è il pelato o il filetto senza buccia, non può essere, cioè non è il prodotto fresco che è DOP. Senti, io ti ringrazio, mi prenderò un po' di questo tuo prodotto. Certamente, e poi prodotto. Dopo, sì, ma io vorrei quello fresco, non quello trasformato. Sì, sì, questo fresco, siamo fresco. Vabbè. Un po'. Possiamo... Grazie. Pomodoro San Marzano dell'agro sarnese, nocerino DOP. Allora prendiamo i nostri San Marzani e li mettiamo a spaccare e li facciamo arrosto. Mettiamo l'aglio. L'aglio non c'è bisogno di metterlo così, voi lo potete mettere anche dentro così, guardate, infilato dentro. Un po' di sale, un po' di pepe e olio e li fate stracuocere nel forno finché si catapultano. Si mettono a cucinare che noi li abbiamo già cotti. Eccolo qua. Intanto prepariamo il fondo per riso, facciamo scaldare bene la casseruola con l'olio. Beh, lo facciamo ben tostare il nostro riso. Quando vediamo che la padella comincia ad avere la sua espressione di calore, mettiamo immediatamente il brodo vegetale e poi lo cominciamo a girare per fare il risotto. Noi l'abbiamo già preparato a metà. Ecco qua. Vai. Mettiamo i nostri pomodori a metà cottura. Vai. Vai. Si devono spappolare, devono dare questo sapore. Mettiamo il nostro burro dentro. Mettiamo. Vai. Prendi il coppa pasta. Lo mettiamo nel coppa pasta. Io vado a metterlo solamente senza coppa pasta perché non andiamo a rischiare. Prendi un goccettino d'olio e noi andiamo a mettere le nostre melanzane fritte. Beh, pomodoro San Marzano dell'agro sarnese nocerino DOP, denominazione dell'origine protetta. Beh, anche il pomodoro è sano.